amici, io sono Drarz e bentornati in questa nuova parte di Poké Park 2, il mondo dei desideri. Oggi siamo ancora qui nell'area floreale, ma ancora per poco, perché stiamo per tornare alla piazza, per accedere poi alla nuova area. Sono così eccitato. E oggi sono con Snivy. Oggi voglio usare Snivy e la useremo ancora di più, perché adesso alla piazza la andremo a potenziare. Infatti lei purtroppo ancora non è nemmeno a livello 1. Quindi accediamo alla città del porto e andiamo a farle fare un po' di allenamento. E forse ci basteranno anche le bacche per allenare a livello 2 Pikachu e Oshawott. Speriamo che si tengano bassi con i prezzi. Maledetti. Comunque, prima di cominciare vi chiedo come al solito un bel pollice in su per supportare come al solito questa serie. Adesso... sì, ciao Snivy, abbiamo capito. Basta i convenevoli. Cominciamo! Sì, Snivy, cosa stai facendo? Allora, c'è Crocodile che ci parla subito. Serperior mi ha detto tutto. Volete andare nell'area rocciosa? Vi apro subito il cancello, in bocca al lupo. Oggi è stato proprio veloce e chiaro. E intanto Pignite si aggiunge insieme a Servine. Sono venuti per giocare, ma noi li useremo per farci fare da maestri. Quindi andiamo subito. Ci sono appunto Servine e Pignite che faranno da maestri rispettivamente a... scusami! Mio Dio, perché si mettono sempre in mezzo che poi li colpisco? Faranno da maestri rispettivamente a... mio Dio, non si capisce niente sta piazza. Tutti che si colpiscono, che si attaccano, che corrono, che fanno... dategli una calmata! Dicevo, da maestri a Snivy e... Tepig, giusto? Sì. Allora, Servine, eccolo lì. Hey, Servine. Servine. Ciao! Sto cercando l'allievo ideale a cui trasmettere le mie mosse. Sento che hai delle capacità innate. Ma te la senti davvero di ereditare le mie mosse? Perché no? Allora dimostrami che fai sul serio. Lottiamo. Allora, con Snivy non mi trovo particolarmente bene a fare le lotte, purtroppo. Snivy è proprio il top per giocare ad acchiapparello, ma per il resto, insomma... ok. Almeno siamo riusciti a dare il primo attacco. Allora, che fai lì? Guarda come si fossilizza. Attenzione, perché siamo riusciti a sferrare un colpo veramente decisivo. Guarda, guarda, guarda però quanti ne sferra lei! Boom! Cecchinata! Sono un maestro cecchino. Lo sapevo io che avrei colpito Blitzel. Maledizione a sti po'. Poi guarda Blitzel come corre verso la fontana. Non sa manco lei dove sta andando. Non mi colpire, ti colpisco io. Boom! Attenzione, manca poco. Pignite, levati. Boom! È stata una bella sfida, devo dire. Ok, basta. Bene, ti insegnerò le mie mosse. E abbiamo fatto amicizia con Servine. Cominciamo subito l'allenamento. Per ricevere i miei insegnamenti hai bisogno di bacche. Sì, lo sappiamo già. Allora, andiamo a fare attacco spring. Vabbè, li facciamo tutti e tre comunque. Quindi verde bufera 1, 100 bacche. Bene, abbiamo 1777, quindi ha voglia. Ne spenderemo 300 per fare il livello 1. Guarda come si concentra. Attenzione. Non è ancora abbastanza per sconfiggere il maestro, anche se l'abbiamo già sconfitto tecnicamente. Però ok. Potenza di verde bufera ha raggiunto il livello 1. Bene. Sapevo che non mi avresti deluso. Ora padroneggi benissimo la mossa. Andiamo a potenziarci ancora. Sì, è inutile che mi chiedi va tutto bene. Non voglio stare qui per fare due chiacchiere, ok? Vorticerba 1. 100 bacche, sì. Vorticerba dovrebbe essere quello con il Wiimote, sì, sì. Speriamo che adesso sia un po' più utile questa mossa, perché io non sono mai riuscito ad usarla correttamente, il verde bufera. Cioè, si sposta da tutte le parti poi Snivy, non riesco a padroneggiarla. Sapevo che non mi avresti deluso, bla 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 bla, le solite cose, insomma. Ultima che voglio fare con Servine è l'attacco sprint 1. 100 bacche, sì, mi stai spillando di tutto e di più. Guardalo! Beh, ci sta, ci sta.
Ancora un po' arrugginito, Snivy, però... Arrugginita! Scusami, scusami, principessa. Perché poi nel gioco, nella versione inglese, la chiamano Princess Snivy, non signorina. Quindi la chiamano principessa nel doppiaggio, cioè nel doppiaggio, nel gioco in versione inglese. Ok, adesso abbiamo il livello 1 in tutte e tre le mosse. Direi che possiamo fare subito... Sì, mi serve un altro posto, ok. Direi che possiamo switchare a Pikachu e andare ad imparare nuove cose. Anzi, no, aspetta! No, 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 no! Ho sbagliato. Ancora Snivy. Dov'è Odino? Mi serve... Eccola! Odino mi serve. Giusto. Non ho fatto tutto. Ehi! Allenamento per aumentare l'energia. Esattamente. Per chi ha l'allenamento, Snivy. 100 bacche. Ok. Bene, per fare tutto Snivy ci siamo tenuti più alti delle 1000 bacche, quindi ci sta. Guarda come trascina in giro quella cassa. Odino è contenta, giustamente. È contenta perché l'abbiamo sborsato 100 bacche. Livello 1 di energia. Ottimo. E adesso abbiamo Snivy al massimo di quello che possiamo fare. Per ora. Passiamo a Pikachu e andiamo a fare anche Pikachu. Prima di tutto, Odino. Allenamento per aumentare l'energia. L'aumentiamo a livello 2. 500! No, aspetta, voglio vedere se costa... Se costa così tanto anche... Tipo imparare proprio le mosse di Pikachu da Raichu, no? Perché 500! Pensavo costassero tipo 200, 300 al massimo. 500! Ecco Raichu. Non mi chiedere anche tu 500, ti prego. Facciamo Fulmine 2. 500! Cioè posso farne due solo al massimo. No, allora ci devo andare in modo ponderato. Allora, mi serve... Il codacciaio mi serve. Perché lo uso spesso. E poi potenzierò Oshawott. Gli faccio il Conchilama. 500, raga, ma 500! Vogliono fregarmi tutti i soldi, tutte le bacche. Perfetto, e uno è stato fatto. Veramente mi spilleranno fino all'ultima bacca in questo modo. Vai Oshawott, tocca a te. Ultimo allenamento che facciamo. Dov'è? Dewott, dove sei? Dewott. Maledetto cartello. No, togliti Pignite. Allora, allenamento. Facciamo o Pistolacqua o Conchilama. Però aspetta, Conchilama già lo potenziamo. Ah, Pistolacqua ancora. Aspetta. Non ho ancora fatto questi? Ah, ok, io pensavo di averli già fatti. No, allora niente, a posto. Ce la facciamo a fare tutto allora. Perché 500 più 200. Sì, ce la facciamo. Ce la facciamo. Potenza di Pistolacqua a livello 1, ok. Andiamo ad aumentare anche l'altra mossa. Attacco sprint. 100 bacche. Perché Oshawott viene sempre triggerato in questo modo? Ok, attacco sprint a 1. E adesso facciamo il Conchilama a 2. Giusto, quindi la prima volta gli avevo potenziato solo Conchilama. Pensavo di aver fatto tutto invece. Facciamo Conchilama? Facciamo Conchilama. Mi trovo meglio con questi attacchi dove scuoto il Wiimote. Tranne che con Snivy, però, non so perché. No, poveri fiori! Perfetto. Bene, direi che abbiamo fatto tutti gli allenamenti che potevamo fare e adesso verso la nuova area. Rimettiamo di nuovo Snivy e dirigiamoci all'area rocciosa, finalmente! Crocodile! La porta è ancora aperta, vero? Non hai mica cambiato idea? Non hai iniziato a fare i capricci come al solito, eh? No? Perfetto. Area rocciosa dovrebbe essere da questo lato, giusto? Perché poi di là c'è l'area Rottami. Sì, area rocciosa, i Pokémon abili nella lotta sono i benvenuti. Ottimo, ci siamo appena allenati, quindi più abili nella lotta di noi.
Forte Montano, area rocciosa. Andiamo! Finalmente avremo tutti e tre gli starter nel nostro team, possiamo dire così. Possiamo chiamarlo team, non lo chiamerei proprio team, ma va bene. Chissà qui come ci chiameranno. Collezionisti verdi, cosi gialli, insomma robe varie. Qui ci chiameranno rossi qualcosa, presumo, no? Credo, non mi ricordo sinceramente. È troppo... la musica di sottofondo, che bella che... Area rocciosa, Forte Montano. Bellissima la musica di sottofondo. Freghiamoci un po' di bacche. Oh mio Dio, Snivy, già sei KO? Già veramente sei così KO dopo aver dato una singola testata? Qui sopra mi era parso di vedere quella piuma bianca che in realtà sta lì in fondo. Allora, di qua siamo arrivati. Iniziamo a darci un'occhiatina in giro. Non c'è già nessun Pokémon. Lì sopra non ci possiamo salire? No, a quanto pare no. Ah no, ecco, c'è un Pokémon. Se non sbaglio, lui ci chiede di essere portato fino al villaggio, no? Ma sono così stanco che non riesco più a muovermi. Mi porteresti fino all'entrata? Voglio andare al Forte Montano. Va bene. Infatti mi ricordavo bene. Ci chiede di essere portata. Portami all'entrata. Va bene, andiamo. Allora, abbiamo in braccio questo Bonsly, la portiamo all'entrata, che non dovrebbe distare tantissimo, beh, insomma. Non potevi essere un po' più avanti, che adesso mi tocca portarti proprio fino all'entrata, mio Dio. Proprio lentamente, lentamente. Vai, 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 che ce la fai. C'è Victini! C'è Victini! Che figata incontrare i leggendari così a caso. Ok, Bonsly è andato. Evviva, sono arrivato! Grazie, grazie mille! E facciamo amicizia con Bonsly. Perfetto, perfetto. Bene, bene, mi faccio subito un giro per il Forte Montano. Ciao e grazie ancora! Grazie a te per l'amicizia! Almeno ci portiamo avanti per l'apertura del poster di questa area. Victini, non volevo superarti, perdonami. Ehi, voi! Avete visto il mio amico per caso? Anche tu hai perso un amico. Lascia fare a noi, lo ritroveremo. Dici davvero? Mi aiuteresti a ritrovare il mio amico Tepig? Grazie. Di solito si allena sempre al Forte Montano, ma sembra essere sparito. Bene, quindi basta andarlo a cercare al Forte Montano, giusto? Esatto, grazie mille. A proposito, per entrare al Forte Montano vi serve la parola d'ordine. Non posso dirvi qual è, ma posso darvi un aiutino. È qualcosa di davvero importante, ma che non ha senso se si è da soli. L'amicizia... Ok, allora io vado. Proverò a cercare nell'arena, al di là del Forte Montano. Ok! Ritorniamo con le robe smielate, tipo alla Poké Park 1. Ehi, Bastiodon! Non posso lasciar passare i Pokémon che non conoscono la parola d'ordine. È una parola legata al motto dell'area rocciosa. La conoscete? Sentiamo allora. Il motto è coraggio e... amicizia? Esatto, il motto dell'area rocciosa è coraggio e amicizia. Cioè, io nemmeno mi ricordavo qual era la parola d'ordine. Ho scelto proprio la prima cosa che mi è venuta in mente conoscendo Poképark. Amicizia. Tipico. Bene, allora potete passare. Siete anche voi qui per assistere alla gara di lotta? In verità no, però, ok. Sembra che questa volta i Pokémon concorrenti siano davvero forti. Uno spettacolo da non perdere. Se lo dice lui... Che bei déjà vu che mi ritorna. Oh, scusami. Dicevo, che bei déjà vu che mi tornano in mente stando qui. Intanto ci freghiamo le bacche. Perfetto. Lì c'è Darumaka. Vediamo se mi torna in mente qualche Pokémon che ci faceva. Guarda, lì c'è il Darumaka forma Zen. Anzi no, Darmanitan forma Zen. Lì dentro cosa c'è? Un pallone. Ehi! Ehi! Sta dormendo? Ah! Stavo per cadere in malo modo. Di qua si può scendere e tornare lì dove eravamo all'inizio. Però aspetta, non c'era la piuma bianca da prendere? Dov'è che si prendeva? Forse andando da questo lato? Aspetta, lì c'è una cassa. Voglio quella piuma bianca. No, Snivy, colpisci la cassa. Colpisci la cassa!
Cos'è? Ah, una bambola Clefairy. Allora, lì c'è un albero. Aspetta, eh. Oddio, uscì da quella puzzolente, che schifo. Dov'è la piuma bianca? Non è che era qui sotto? Non capisco. La piuma bianca dov'è che era? Non ne ho idea, da qui non si vede un cavolo. Non capisco! Aspetta. Ragazzi, la piuma bianca la recupero. La recupererò dopo, perché adesso veramente non capisco da che lato dovrei andare per scendere giù. Lì c'è un forziere! Mio. 300 bacche, queste ci saranno utili dopo tutte quelle che abbiamo speso oggi. Di qua non si scende, purtroppo. Sui teloni non ci si può andare. Intanto è scesa un'altra bacca. Prendiamola. Allora, io direi che... Aspetta, eccola la piuma bianca. Eccola! Ho capito come prenderla. Ok, dobbiamo scendere proprio allora. Ma qua ci vuole precisione però. Presa! Oh mio Dio, che bravura! Ok, alla fine la piuma bianca l'ho presa. Di qua? Che cosa c'è? C'è l'entrata. Quindi noi abbiamo fatto la strada giusta dall'inizio. Perfetto. Direi che abbiamo preso tutto, non ci siamo lasciati sfuggire nulla. Di qua c'era l'uscita. C'è un cannone. Aiuto, qualcuno mi aiuti. C'è qualcuno dentro il cannone. Te, Pig? Ehi, tu dentro il cannone, chi sei? Che ci fai lì dentro? Sono te, Pig, mi stavo esercitando per affinare la mia mossa speciale, ma sono rimasto incastrato qui dentro. Oh no, ti tiriamo subito fuori, tieni duro. Aspetta, hai detto te, Pig? Te, Pig è l'amico di Victini. Incastrato lì dentro. Ci credo che non riuscissi a trovarlo. Come facciamo a tirarlo fuori? Siamo tutti troppo piccoli. Ma certo, lo so io come fare. Facciamo sparare un colpo al cannone e il gioco è fatto. Un'idea fantastica, vero? D'altronde l'ha detto lui che si stava allenando, no? Una piccola esplosione non gli farà nulla di sicuro. Dobbiamo solo capire come sparare. Chiediamo in giro, qualcuno lo saprà. Mio Dio, Snivy ha delle idee a volte, guarda. Darumaka! Volete usare il cannone? Se è per quello basta esaminarlo. Cosa? Volete sparare? No, aspetta, questo è tepico. Ok, ok, ogni volta. Ogni volta! Non capisco mai chi è che sta parlando. Cosa? Volete sparare me? State scherzando, spero. Non fatelo. Oh no, che paura. Chiunque sia nel cannone non sembra d'accordo. Volete sparare comunque? Io direi di sì. Vai. Vuoi sparare un colpo di cannone? Sì! Preparatevi. Boom! Sono tutti andati completamente. Mio Dio. Eccolo che arriva, è un po' arrabbiato però. Capig? Siete voi che mi avete sparato fuori dal cannone? Vi avevo detto di non farlo, perché non mi avete ascoltato? Non si sparano i Pokémon con i cannoni. Per assicurarmi che non facciate mai più una cosa simile, proverete sulla vostra pelle la paura che ho provato io. Fatevi sotto! Oddio, adesso devo pure sfidarlo. No, con Snivy! No! Mio Dio! Ma ci metterò una vita a sconfiggerlo! Appunto. No! Boom! Vai, vai, colpisci! Ok. Cioè, sconfiggere un Pokémon fuoco con uno d'erba... Voglio proprio vedere. Ah, mi sta facendo secco! In tutti i sensi.
Dai che ce la facciamo. Lì ci sono i Darumaka che fanno il tifo. Un altro colpo. Perfetto. Mamma mia quanto sono bravo. L'ho sconfitto con un Pokémon d'erba. Sono troppo bravo. Ma cosa... Vuoi vedere che grazie al colpo di cannone ho imparato una mossa davvero speciale? Grazie, grazie davvero. Beh, non sei più arrabbiato? No, a pensarci bene l'avete fatto per aiutarmi. Vittini ti cercava. Era in pensiero per te e ti ha chiesto di aiutarlo a... Aspetta, ci ha chiesto di aiutarlo a trovarti. Vittini, davvero, com'è bello sapere di poter contare sui propri amici. Vittini è sempre così premuroso nei miei confronti. Comunque, voi siete dei tipi davvero forti. Ehi, che ne dite di unirvi a me e partecipare alla gara di lotta? La gara di lotta? Ma certo, è probabile che la combriccola del Parco dei Desideri si faccia viva per reclutare Pokémon forti. Accettiamo l'invito di Tepig e partecipiamo alla gara. Scommetto che dici così solo perché vuoi partecipare alla gara di lotta. Comunque, per me va bene, in fondo piacerebbe anche a me partecipare. Che ne dici, Pikachu? Partecipiamo alla gara di lotta assieme a Tepig? Ovvio! Evviva, grazie! Per partecipare però dobbiamo prima di tutto andare a parlare con Imboer per farci dare il permesso. Forza, non perdiamo tempo, andiamo! E ora Tepig è tra i nostri compagni! È in grado di mandare alcuni tipi di rocce in frantumi. Prova a colpirne una durante uno sprint. Le sue mosse sono di tipo fuoco. Se tieni premuto uno per accumulare energia e poi rilasci il pulsante, Tepig userà lanciafiamme. Quando scuoti il telecomando Wii invece userà marchia fuoco. Perfetto. E ok, io direi quindi che con questa parte ci possiamo anche fermare qui. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Ricordatevi di lasciare tanti bei pollici in su per supportare questa serie. E noi ci vediamo nella prossima parte. Bye bye!